questa. Buonasera, questa sera presso la Casa dei Popoli abbiamo l'onore di avere con noi un'altra artista isolana, Magda Kismet. Magda, da quanto tempo dipinge qui sull'isola? Beh, ero ragazza, avevo circa 15 anni e ho cominciato come autodidatta. Le mie opere principali sono state fatte su vetro, olio su vetro, e da poco mi dipingo su tela. Insomma, penso di continuare in questo senso. Ha dei soggetti preferiti, fonti di ispirazione dell'isola o lavora di fantasia? Più che altro di fantasia. I miei soggetti preferiti sono le donne, i bambini, gli angeli. L'uomo non riesco proprio a dipingerlo, non so, forse per i tratti più marcati, perché sono portata a fare linee dolci, rotonde, insomma, queste cose qua. Programmi futuri? Continuare ad esporre con il popolo degli artisti schitani, soprattutto. Ecco. Grazie. Vox Ischitana presenta La Mancineide. Non sono principi. Bruno Mancini, non solo un nome. Pensiero tragico, stiletto al centro del mio centro, per me che ascolto Gilda, tra meridiana immobile e forse antichi flussi di misteri. Malie. Non più baldo dissacratore, scalzo su braci aculei, quando solstizio di desiderio per lei ristagna nell'apparire, simulacro di chi non fu. Io sì, la vidi singhiozzare, i battiti a milioni, sacrilegio di tutte le bestemmie e l'ideogramma dell'unica condanna: che siate maledetti. Nel fingere bucoliche attrazioni, nirvana, catechesi o piacea, ancora sommo offese e pentimenti dei miei di lui, dei miei di lei, forse violenze, o forse candeline sulle torte, e mi presento il conto, espresso in Babilonia di sfinge poliglotta, sensazioni, sentimenti, di mie passioni sfatte. Mentre su in cielo, un titolo a 6 colonne. Lui sarà mio. E si chiamava Ignazio.